quando parlo con mio figlio, con Stefano, e gli dico, ma guarda, io sono fiera del fatto che credo, non ho mai avuto la sensazione di aver fatto un sacrificio per te, nel senso di aver rinunciato a delle parti importanti di me. Poi magari sarò stata una madre molto imperfetta, magari certamente avrò avuto delle carenze, però sono sempre stata attenta, ecco, a non giocarmi la mia libertà per il fatto, cioè di riuscire a tenere assieme le due cose.